Calciomercato.com ben ritrovati da Stefania Cattaneo con la nostra rubrica Gossip Girl. Ilaria D'Amico ha ammesso di sentirsi spesso troppo ingombrante nella sua relazione con Gigi Buffon, spesso infastidita da questa attenzione esagerata su di loro, anche se loro non ostentavano. E quindi ha detto addio al calcio. Anche per la grande più importante motivazione della perdita della sorella, si dedicherà sempre in prima serata a dei temi di sociale. E eh, chi ha detto momentaneamente solo addio al suo sport? È stata Federica Pellegrini che si è concentrata eh, nell'amore per i suoi cagnolini che l'hanno un po' coccolata in questo momento in cui ha preso il coronavirus, ma sta guarendo e lei si dice pronta già a buttarsi in piscina. Chi si è buttato in un altro sport è Cristian Vieri, il bomberone dei bomberoni, insieme a Marco Boriello Si è cimentato in una mattinata di paddle, si sono allenati insieme. Tra l'altro, Vieri sta distribuendo le birre del bomber ai suoi amici che gli fanno un po' di sponsorizzazioni. E il primo unboxing, quindi l'apertura di questo box con i gift che normalmente spetta alle influencer e alle VIP, è andata a Bernardo Corradi, ex calciatore marito di Elena Santarelli. Che dice: Dai, mangia gli spaghetti, io bevo un po' questa birra. Lui è fortunato perché ha una moglie che gli ha anche pulito la sua city car da tutte le sporcizie che normalmente si hanno in macchina: bottiglie vuote, carte e quant'altro. Gli ha pure fatto il pieno di benzina. Chi sicuramente si dedica un po' più a se stessa, un po' meno a pulire la macchina del marito, è Wanda Nara che è andata a fare shopping sfrenato in quel... di Parigi con le amiche, tra cui anche Alba Silva, la moglie di Sergio Rico Ronzalo, e eh, con altre amiche hanno fatto proprio shopping di lusso in negozi, provando appunto scarpe, borse, capotti, portando a casa un bel po' di pacchetti. Chi ha portato a casa un bel clima familiare è Enza De Cristoforo insieme con D'Ambrosio e... È proprio immortale il marito con il figlio che guardano l'album dei calciatori panini, attaccano le figurine proprio nella sezione ovviamente del eh, marito eh, un altro metodo di famiglia ormai è Scriniar perché la sua barbora ha partorito quindi tutto, sono tutto innamorati, tutto clima familiare e anche eh, ci va vicino eh, Laudaro Martinez con la sua Agustina Gandolfo, molto sexy ancora con proprio un accenno di pancia eh, però si accinge a diventare papà, ma non crediate che tutti i Siano così tranquilli, per esempio, c'è Neymar. Neymar cosa ha combinato a Richardson in un streaming? Ah, um... In onda il numero dell'attaccante dell'Everton e si sono arrivati pensati in 5 minuti 10.000 messaggi quindi la combinata davvero grossa. Come a Dani Alves che si è postato le sue foto con un match, match davvero insolito tra la sua felpa e la macchina, insomma. Di questo e altro noi viviamo e di questo e altro vive il gossip perché insieme al calciomercato non si ferma mai. Quindi alla prossima, ciao.